Cominciamo a preparare il ripieno tritando gli asparagi. In una padella soffriggiamo la cipolla e ci aggiungiamo gli asparagi tritati. Aggiungo anche un bicchiere di acqua. Aggiungo ancora un pizzico di sale e poi faccio cuocere per 5-6 minuti e aggiungo anche la pancetta per dargli un po' più di sapore. Cuocete ancora una decina di minuti, controllate bene la cottura e poi vedete quando è cotto spegnete e lasciate raffreddare un pochino. Ora possiamo dedicarci al composto. Quindi rompiamo le uova tutte e tre in un contenitore. Mischiamo e aggiungiamo un po' di sale. A questo punto aggiungiamo il lievito alla farina. E aggiungiamo la farina alle uova un po' alla volta, mischiando sempre. Ora è il momento di aggiungere l'olio. Aggiungiamo ancora un po' di farina. Ora è arrivato il momento di mettere il latte e continuate a mischiare. Ora il soffritto che abbiamo fatto prima lo aggiungiamo al composto delle uova insieme ai due formaggi. Per avere un gusto corposo aggiungo anche il prosciutto tritato. Mi preparo i pirottini di carta e li metto nell'apposito contenitore. Nei pirottini ci verso il composto. E una volta riempiti per bene tutti i pirottini, via in forno a 180 gradi per 18-20 minuti. Controllate sempre la cottura. Ed eccoli qua, morbidissimi, soprattutto saporitissimi. Sono buonissimi, fidatevi, buoni, buoni, buoni.